Un simposio per spiegare cos'è la città metropolitana che tra circa un anno entrerà a regime sostituendo la provincia di Reggio Calabria e i riflettori sono stati puntati a Palazzo San Nicola, sede del municipio di Palmi, per sviscerare l'argomento, dove, su input dell'assessore Giuseppe Saletta e del consigliere provinciale delegato Demetro Cara, si è svolto un incontro con il chiaro obiettivo di avviare un'indagine conoscitiva sull'area regina e in particolare sul territorio pianigiano. Il progetto Città Metropolitano, un percorso per modernità ed efficienza, realizzato in sinergia con l'Associazione Dinamicamente, intende coinvolgere cittadini ed istituzioni sulle prospettive concrete poste dalla nascita della città metropolitana per cogliere la percezione su questo delicato passaggio normativo e politico-amministrativo. Dopo la fase di consultazione si passerà allo step di analisi e confronto grazie all'ausilio di esperti del settore che implementeranno lo studio statistico, fornendo uno strumento rispetto al grado di conoscenza, alla proattività Rispetto ai processi istituzionali e alla coscienza collettiva nel novero della città metropolitana, le conclusioni progettuali saranno affidate ai lavori di un simposio finale che si terrà a Reggio Calabria. All'incontro di presentazione a Palmi hanno preso parte il sindaco Giovanni Barone, l'assessore Natale Pace e il presidente del consiglio comunale Gaetano Muscari. Saletta, a margine della riunione, ha evidenziato che Palmi è senza dubbio la città più importante dell'intera provincia, subito dietro il capoluogo. È per questo che guardiamo con attenzione alla nascita della città metropolitana, che non può vederci né distanti né esclusi dalle dinamiche decisionali in ordine all'organizzazione della stessa. Proseguiamo dunque nel percorso avviato, rivendicando il ruolo che a Palmi compete di diritto quello di protagonista.